Uno dei murales qui a Certosa sicuramente più suggestivo, ce lo racconti. Praticamente qui a Certosa abbiamo scelto con gli organizzatori di lavorare insieme sulla scuola, su un edificio scolastico, la scuola media di Certosa, la Caffaro. L'idea era quella appunto di, diciamo, raccontare e indagare un po' il tema della ricostruzione. Io lavoro con l'astrattismo, quindi i miei riferimenti sono il costruttivismo russo, le avanguardie dei primi del Novecento, tipo la scuola del Bauhaus, Kandinsky, eccetera. E loro appunto già all'epoca lavoravano sul concetto di intellettualizzare in qualche modo l'urbanistica e l'architettura attraverso le loro opere. Questo discorso lo ripropongo anch'io. E in questo caso specifico abbiamo voluto lavorare appunto sul tema della ricostruzione, restituendo appunto tramite un disegno anamorfico un'immagine da un preciso punto di vista, proprio per raccontare allo spettatore e far mettere di fronte al tema della ricostruzione lo spettatore. L'idea di proporre un punto di vista specifico per vedere l'opera vuole in qualche modo spingere gli spettatori a cercare anche un nuovo sguardo, una nuova angolazione per poter far ripartire il quartiere dopo la tragedia che è successa. Ovviamente non è un lavoro didascalico. Un altro punto interessante che mi va di raccontare in termini proprio di ispirazione, avendo lavorato su una scuola, è stato per me un onore citare i 100 anni del Bauhaus che si compiono proprio quest'anno, quindi tutto questo gioco di colori primari, di forme che si intersecano, è stato un po' una citazione ai 100 anni del Bauhaus, un omaggio. Beh, sicuramente i ragazzi avranno un nuovo sguardo, un occhio nuovo su quella che è l'architettura della scuola. E mi auguro che loro possano giocare a trovare delle forme che magari io non sono riuscito a vedere, perché in base a come ci si sposta, in base alla posizione che si assume, l'opera attraverso le estrusioni dell'architettura assume delle geometrie totalmente diverse da ogni singolo punto. Quindi per loro deve essere un gioco, deve essere un'attività quasi ludica, quindi un'opera che deve essere vissuta, attraversata, perché ci sono dei ballatoi, ci sono delle terrazze, quindi è bello anche che uno da dentro la scuola possa vedere verso fuori e trovare dei punti di vista nuovi. Comunque l'idea è quella appunto di rendere l'opera un qualcosa di accogliente e di vivibile.